Bentrovati a tutti e benvenuti alla seconda video lezione del modulo Online Collaboration del corso 9CDL. Oggi tratteremo l'utilizzo dei media social, gli ambienti di apprendimento online e gli strumenti di collaborazione mobile. Questo modulo ovviamente si attiene al syllabus 6.0 della 9CDL e vedrà una serie di, diciamo, nozioni e esercitazioni in relazione a questi argomenti. Nella video lezione, diciamo, precedente ci eravamo fermati sull'identificazione degli strumenti di collaborazione online. L'avevamo diviso in diverse categorie, quali reti sociali, strumenti di wiki, forum, gruppi di discussione, blog, microblog, comunità di condivisione e contenuti. Sostanzialmente le principali fonti di media social sono queste. I blog e i microblog sono in realtà dei siti web che sono gestiti, diciamo, in maniera molto semplice da utenti non esperti che non hanno competenze specifiche sulla creazione delle pagine web, ma che utilizzano degli strumenti già preimpostati che consentono la scrittura di questi articoli, anche abbastanza complessi, come se loro stessero usando online un semplice programma di videoscrittura. Poi abbiamo invece dei forum per la discussione per quanto riguarda argomenti di una certa tipologia e dove molto spesso c'è una moderazione da parte degli amministratori che, diciamo, indica agli utenti di questo forum di dover discutere solo degli argomenti per i quali il forum è stato, diciamo, concepito. Il wiki è uno strumento che prende, diciamo, piede negli anni scorsi dalla diffusione enorme e massiva, fortunatamente, dell'enciclopedia open source Wikipedia, che ci consente di inserire e creare articoli soprattutto a scopo divulgativo, praticamente per le comunità scolastiche e universitarie. E infine non potevano mancare i social network, i quali consentono di pubblicare contenuti e condividerla, diciamo, agli utenti dello stesso social o anche di altri social e in maniera abbastanza semplice. Alcuni di questi media sociali sono appunto il Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube per quanto riguarda la pubblicazione dei video, mentre esempi di blog e microblog possono essere WordPress, Blogspot e altri. Ci tengo a precisare che per quanto riguarda i media social, diciamo, nel momento in cui andiamo a utilizzare questi strumenti, dobbiamo ricordare che noi cediamo una parte dei nostri dati, perché firmiamo praticamente un accordo con questi servizi social, cediamo per l'utilizzo e per gli scopi per i quali il social viene concepito una parte dei nostri dati. Quindi è importante, diciamo, apprendere bene come, diciamo, gestire l'impostazione della privacy appunto per quanto riguarda questi strumenti. E quindi sostanzialmente si tratta di andare a gestire dei permessi anche, diciamo, in maniera abbastanza certosina, perché ogni media social, indipendentemente dalla tipologia di media social, consente un'accurata, diciamo, selezione di tutte le impostazioni legate a il range di visibilità dei contenuti, dei file multimediali che andiamo a caricare su questi media social e quindi consente in maniera molto, diciamo, evoluta di gestire tutte le impostazioni della privacy, senza togliere comunque nulla al discorso che ovviamente nel momento in cui noi andiamo a pubblicare delle foto o dei video che, diciamo, ritraggono degli altri soggetti o riproducono dei contenuti di altri soggetti che hanno creato loro, è chiaro che dobbiamo chiedere le loro autorizzazioni. Questo in generale, sia per il discorso della normativa sulla privacy, sia a livello europeo, a livello italiano e internazionale, ma sia anche per quanto riguarda, diciamo, il rispetto del diritto, diciamo, del copyright, delle opere che vengono poi ricondivise centinaia di volte, anzi migliaia di volte, su questi strumenti social. E quindi nel social network, per esempio Facebook, che vedremo adesso un attimo con la prova pratica, noi dobbiamo andare a selezionare il profilo dell'utente, dobbiamo praticamente andare poi sulla voce utente, impostazioni e selezioneremo l'impostazione di privacy. Ovviamente Facebook, come tutti i social network, si è dovuto praticamente, diciamo, come dire, conformare al regolamento europeo sulla privacy.
e quindi addirittura ha dovuto anche instaurare all'interno del proprio social il registro delle attività della privacy, perché è importante che l'utente tenga traccia di tutte le impostazioni della privacy e quali sono le attività che sono state svolte nell'ambito, diciamo, del contesto del social network. E quindi praticamente vedete che le impostazioni della privacy sono, diciamo, una serie di voci nel menu, fra cui il controllo della privacy, il collegamento rapido alla privacy, il registro delle attività, le preferenze per quanto riguarda la sezione, diciamo, notizie, per quanto riguarda la sezione notizie della privacy, tutte, diciamo, opzioni che Facebook o comunque altri media social mettono a disposizione in maniera abbastanza, diciamo, strutturata, e che si sono, appunto, come abbiamo già detto poc'anzi, adeguare alle nuove normative sulla privacy. In particolar modo i controlli della privacy sono parecchi, diciamo, lui li riassume Facebook o un altro media social, diciamo, con delle vignette nelle quali cerca di spiegare praticamente e di aiutare l'utente, diciamo, nelle impostazioni della privacy. Beh, dico subito che, diciamo, per chi non è molto avvezzo non è abbastanza semplice, però il consiglio che io do sicuramente nel momento in cui ci troviamo nei confronti, diciamo, di soggetti minori che operano all'interno dei social network, la legge, fra l'altro, italiana impedisce ai minori di 14 anni di utilizzare questi strumenti e quindi sarebbe consigliabile, diciamo, mantenere questo tipo di impostazione per i nostri figli, per i nostri studenti, e bisogna quindi, diciamo, farsi assistere da un soggetto eventualmente che abbia più diciamo, addentro le problematiche che riguardano l'utilizzo dei social network. Dopodiché, diciamo, abbiamo quindi la possibilità all'interno del nostro social di trovare praticamente a collegare con altri utenti, di fare una richiesta di amicizia per cambiarsi le informazioni, e qui questa è la parte che riguarda sempre il social network. In realtà, poi dopo io posso anche andare a eliminare, diciamo, delle connessioni. Cioè, per esempio, io ho fatto un'associazione, diciamo, a un altro utente che eventualmente mi ha anche risposto con la condivisione, diciamo, del collegamento. Io posso in qualunque momento recedere e disattivare, diciamo, il collegamento semplicemente andando nelle impostazioni di quel particolare collegamento che io sto utilizzando. Vedete come, diciamo, vedete, è abbastanza semplice. C'è la voce segui per poterlo seguire, appunto, cioè non, in questo caso, trattandosi di un gruppo o comunque di un'associazione, chiaramente non c'è bisogno della richiesta di amicizia. Se fosse praticamente diciamo, un singolo soggetto, andrebbe chiesta richiesta di amicizia, e dopodiché, chiaramente, l'altro soggetto dovrebbe rispondere di accettare l'amicizia per poter far sì che noi come utenti possiamo vedere i contenuti dell'altro soggetto. Contenuti che, ricordo, l'altro soggetto può decidere a chi e come far vedere i contenuti, sempre in relazione al famoso discorso che abbiamo fatto prima sulla privacy. E quindi, sostanzialmente, questo è un po' il nostro discorso. Possiamo quindi poi, in maniera molto semplice, fare dei post, delle storie per poter andare a inserire dei link, dei video, delle immagini, un logo, un commento. Quindi, diciamo, tutti sono, diciamo, vetti nel poter realizzare questo tipo, diciamo, di impostazione, perché questa è un'impostazione più semplice che permette di andare a, diciamo, in maniera abbastanza veloce ad utilizzare questi social, che fra l'altro sono utilizzabili anche sui dispositivi mobile e quindi, diciamo, possono essere utilizzati anche, diciamo, in mobilità. Come vedete, qui si è inserito un contenuto, praticamente posso taggare il contenuto con delle parole chiavi, posso praticamente andare a mettere il contenuto e renderlo gratuito, lo posso in qualunque momento cancellare, non, e posso praticamente esprimere, diciamo, come utente, diciamo, affiliato al mio media social, praticamente il consenso o meno rispetto al contenuto che io ho pubblicato. Quindi, come vedete, ci sono diverse, diciamo, possibilità che noi abbiamo attraverso i media social: la scrittura di un post, di un commento,
oppure è possibile, diciamo, caricare contenuti multimediali, documenti, e quindi ovviamente, lo ripeto, è importante rispettare il diritto d'autore, soprattutto perché nel caso di contenuti protetti da copyright ti potrebbe andare incontro, diciamo, a dei veri e propri reati penali. Oltretutto è importante ricordare che anche scrivere sul media social deve rispettare le regole, diciamo, legislative per quanto riguarda la normativa in relazione, diciamo, al codice di procedura penale. Nel momento in cui io faccio un'offesa a un soggetto, mi rendo responsabile di un reato. Se parlo male di una persona, può essere fattibile una querela, nello stesso modo in cui praticamente avviene, diciamo, normalmente in altri contesti che non sono appunto i contesti digitali. Quindi ancora di più l'invito nell'utilizzo di questi strumenti è di farne un corretto uso, perché molto spesso questi strumenti non consentono la cancellazione totale delle informazioni che io inserisco all'interno di questi media social, portandomi poi in maniera molto rapida alla propagazione di quelle diciamo errate informazioni, per così dire, su tutta la rete, perché ovviamente questi social sono connessi con tutti gli altri strumenti social di internet, ma anche con gli stessi motori di ricerca con i quali interagiscono in continuazione, indicizzando e pubblicando anche sui motori di ricerca questi contenuti. Benissimo, quindi sostanzialmente questo è un po' il discorso preliminare. Il post, chiaramente basta andare sul post, andarlo a cancellare, anche se la cancellazione può essere fittizia, perché magari il post potrebbe essere stato già ricopiato da un altro soggetto, ricondiviso. Però sostanzialmente, se lo facciamo in tempi abbastanza rapidi, dal momento in cui abbiamo pubblicato il post, abbiamo delle buone possibilità che questo post non venga propagato sull'intera rete internet. Benissimo, e quindi sostanzialmente abbiamo questo tipo di strumento. Poi abbiamo il Wiki, che è un piccolo blog collaborativo nel quale io posso scrivere degli articoli, posso invitare delle altre persone a modificarlo, ed è tutto, diciamo, un lavoro volontario. E soprattutto tutti i contenuti che sono inseriti all'interno di questo schema Wiki, diciamo, sono tutti contenuti in relazione al rilascio sotto licenza Creative Commons. La Creative Commons è una licenza che consente di diffondere liberamente i contenuti, eventualmente citare l'autore oppure non citarlo, a seconda delle varie licenze che io posso utilizzare, e quindi è uno strumento di collaborazione molto utile. Benissimo, adesso andiamo nella parte che riguarda le riunioni online, ma prima di andare alla parte che riguarda le riunioni online, vediamo quindi l'esercitazione di pratica dell'utilizzo di un media social. Ci troviamo quindi nel nostro media social. Questa è la home page della, diciamo, del nostro canale social, in questo caso è Facebook. Come vedete qui ho diciamo, il mio profilo, che, diciamo, fra l'altro non è ancora completo. Comunque abbiamo l'impostazione della privacy di cui parlavo prima, quindi ho la possibilità di andare praticamente a fare un controllo sulla privacy. In questo caso praticamente posso andare a cliccare su queste varie vignette, che mi danno alcune indicazioni, praticamente chi può vedere i contenuti. Io faccio continua praticamente e lui mi aiuta praticamente a vedere le informazioni sul profilo, la mia mail, diciamo, la mia data di nascita, in realtà la creazione di questo canale social. E poi posso, chi può visualizzare la lista degli amici del tuo profilo, io posso fare tutti, posso praticamente amici specifici, amici tutti tranne quelli che sono all'interno della lista, gli amici in generale, solo io, o personalizzati. Quindi, come vedete, già qui ci sono parecchie impostazioni da andare a settare. Lo stesso praticamente il discorso vale anche per chi può vedere praticamente le pagine che vengono collegate magari al profilo. In questo caso anche qui il discorso vale su tutti. Quindi, come vedete, le impostazioni predefinite sono molto larghe. I post elettori le vedono solo gli amici, ma io posso eventualmente cambiare i post futuri, vedete, quelli che saranno pubblicati dopo. Quindi vuol dire che quelli che già ho pubblicato hanno già, diciamo, subito la propagazione. Posso limitare praticamente diciamo al pubblico per i post passati. Posso scegliere limita, modifica la privacy dei post passati,
da tutti ad amici, per esempio. Io potrei limitare, praticamente, vuoi limitare tutti i post passati? Vabbè, io in questo caso dico di no, e quindi praticamente posso andare a impostare queste informazioni. Quindi lui ti guida passo passo, bloccare qualcuno, per esempio, se voglio aggiungere qualcuno alla lista nera, qualche persona magari che non desidero che non partecipi alle mie conversazioni, al mio media social, e quindi vado avanti. E l'operazione viene completata, ma abbiamo fatto solo un piccolo pezzettino, perché qua poi c'è un'applicazione di come proteggere il mio account, in che modo le persone possono trovarmi su Facebook, per esempio, sul nostro social, le impostazioni relative ai dati di Facebook, le due impostazioni relative ai dati di Facebook, app e siti web, vedete? Quindi anche le app sullo smartphone sono sensibili. Praticamente non hai app e siti web da rimuovere, perché eventualmente io potrei agganciare qui dei siti web che possono eventualmente condividere le mie informazioni, e quindi vado avanti, l'operazione è completata. Quindi, come vedete, diciamo, le cose sono abbastanza articolate. Però andiamo a vedere ancora nel nostro profilo, per esempio, altre impostazioni della privacy, il registro delle attività. Il registro delle attività in questo caso, un elemento, per esempio, da aprire l'archivio, abbiamo praticamente diciamo un archivio, in questo caso è vuoto, dove io ho il registro delle attività che dovrebbero essere tutti i trattamenti dei dati che vengono fatti man mano che io inserisco dei dati sul social, sul media social, perché io qua l'ho utilizzato poco, per ora diciamo non c'è ancora molto, quindi posso ancora tornare indietro, vado a vedere ancora delle altre impostazioni, sempre legate alla privacy. Come vedete, ho le preferenze per le sezioni notizie, gestisci i tuoi preferiti, non seguire più, per esempio, riconnetti e metti in pausa. Posso decidere che determinati canali delle notizie che mi arrivano su Facebook, io posso praticamente andarli a, diciamo, togliere. Immaginiamo che io adesso voglia cercare un qualcosa, per esempio, voglio cercare per esempio, mi è venuto questo nome, così cerchiamo praticamente un canale, praticamente un'associazione, praticamente io eventualmente posso seguire questo canale e posso praticamente andare a vedere, vedi qua i risultati, persone, le persone, trovo praticamente tutte le persone che io ho cercato che corrispondono praticamente a tutti i miei criteri. Va bene, allora andiamo sulla home. Immaginiamo di voler creare praticamente, diciamo, un post. Allora, se io voglio inserire un post, vado a cliccare qui, posso addirittura fare un video in diretta oppure mettere, diciamo, varie informazioni, post di prova, per esempio, aggiungi al tuo post, posso aggiungere, non so, un'immagine, diciamo, un amico da taggare, un emoticon per commentare, insomma, posso fare diverse, diciamo, cose, posso fare addirittura un video, insomma, il canale ci dà diverse, diciamo, possibilità. A questo punto, una volta che io ho terminato, faccio pubblica, in questo caso lui lo sta già pubblicando. Nel momento in cui ho pubblicato, praticamente immediatamente, per non farlo propagare subito, perché condividerlo, posso commentare, posso esprimere una sensazione, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, vado qui e vado a modificare il pubblico, cioè posso decidere praticamente se il post deve essere rivolto agli amici, a tutti, solo a me. Per esempio, in questo caso, perché è giusto una prova, poi posso praticamente andare a cancellarlo definitivamente. Lo vado a spostare nel cestino. Vedete? Vado a spostarlo nel cestino. Lui me lo sposta nel cestino e io non lo trovo più. Se io decido che quel post lo devo annullare, lo devo fare in maniera abbastanza, diciamo, rapida. Altrimenti non è possibile, diciamo, tornare indietro molto velocemente perché c'è la propagazione. Immaginiamo invece di dover seguire, diciamo, un ente, per esempio, vado qui, clicco, reti, e qui a questo punto posso decidere di andarmi
a vedere la bacheca di questo canale social in questo caso, e posso praticamente andare anche a spogliare, perché alcuni di questi contenuti sono pubblici, altri magari sono riservati. Per esempio, posso anche andare a scegliere la possibilità di scoprire altre cose. A questo punto qui vedete, posso fare segui, seguo, e nel momento in cui ho seguito, ho scelto di seguire, avrò chiaramente anche diciamo un collegamento al canale che io ho appena diciamo visto. Gli amici in questo caso non ne ho ancora inseriti, i gruppi sono dei gruppi specifici che possono essere creati anche dagli utenti. Va bene, alcuni sono suggeriti. E quindi abbiamo visto alcune informazioni. Un'altra cosa importante, le informazioni sulle notifiche, per esempio, che ci danno alcune informazioni sullo stato del nostro canale, se qualcuno ci ha contattato praticamente. E quindi possiamo sostanzialmente effettuare tutto questo tipo di operazioni. Per uscire dal canale social basta che io vado sul mio profilo, sulla mia icona, e faccio esci. A questo punto io sarò disconnetto. Il consiglio che io do è di utilizzare sempre gli stessi dispositivi per quanto riguarda l'utilizzo di questi canali social. Ed eccoci finalmente all'utilizzo delle riunioni online. Le riunioni online, le famose videoconferenze, che sono possibili attraverso l'avvento di Internet 2.0, che ha introdotto anche i social, possono essere fatti con vari strumenti. Ne ho numerati diversi, alcuni gratuiti, alcuni parzialmente gratuiti, alcuni open source. Noi oggi focalizzeremo, diciamo, un po' in relazione anche ai contenuti richiesti dal Syllabus 6.0 della nuova CDL sui servizi di Google. Sostanzialmente tutti questi strumenti richiedono un account per accedere al servizio. Tutti dispongono di un calendario per aggiungere gli argomenti della riunione, per invitare le persone. Per organizzare una riunione è necessario praticamente che almeno un utente attua il ruolo di organizzatore della riunione e predispone la riunione. Dopodiché basta andare sul calendario attraverso il Google Calendar e andare a inserire un nuovo evento nel calendario e aggiungere anche la riunione delle persone, diciamo, da invitare. A questo punto salvo la renew e posso aspettare il reminder che mi arriva dalla posta elettronica, perché posso anche mandarla la notifica alla posta elettronica alla persona che vuole fare appunto, diciamo, la riunione. E quindi la persona che ho gli invitati che ricevono l'invito per la riunione possono accettare o declinare l'invito della riunione. Nel momento in cui loro hanno avuto l'invito, chiaramente nel giorno della riunione dell'ora prefissata loro si collegheranno alla riunione e avranno libero accesso, diciamo, alla videoconferenza. Ovviamente queste operazioni presuppongono anche il possesso da parte degli utenti di una cuffia con microfono o di una webcam per poter realizzare la videoconferenza, poter fare in modo che si possa utilizzare sia il canale video che il canale audio. Il consiglio di utilizzare sia la webcam come canale video e una cuffia o degli auricolari con microfono per quanto riguarda il discorso del canale audio. E quindi in alcuni casi però per entrare nella riunione magari potrebbe essere richiesto, diciamo, l'inserimento di un codice, diciamo, di sicurezza per essere autorizzato ad entrare nella riunione. Benissimo. Come vedete qui ho mostrato un esempio di come avviene la riunione. La riunione, nel momento in cui si svolge su Google Meet, prevede praticamente una barra degli strumenti nel quale l'utente che sta collegato può abilitare o disabilitare la webcam, può chiudere il microfono e può chiudere la chiamata. Può effettuare la condivisione della propria schermata andando sullo strumento presenta ora e può scegliere di presentare, diciamo, lo schermo intero, o la finestra o alcune schede. Personalmente ho riscontrato alcuni problemi con Mozilla Firefox per quanto riguarda la condivisione di una singola finestra. Probabilmente un aspetto legato alla versione, però diciamo mi ha creato non pochi problemi su alcuni, diciamo, sistemi. Benissimo. A questo punto, andando avanti nel nostro discorso,
è possibile anche attivare la chat durante la riunione. La chat ci consente praticamente di effettuare conversazioni testuali nel nostro Google Meet, nella nostra videoconferenza, e l'inserimento degli allegati però non è possibile, come per esempio è possibile con altri strumenti quali Skype, Teams, anche durante la diretta, appunto, quindi durante lo svolgimento della riunione stessa. Benissimo, questi sono i famosi strumenti che vengono utilizzati per quanto riguarda l'accensione e lo spegnimento del microfono, la chiusura della chiamata e l'utilizzo della o meno della webcam. Per quanto riguarda chiaramente il discorso di Google Meet ovviamente è uno strumento di videoconferenza, però nel nostro discorso entra anche il discorso delle piattaforme di istruzione e formazione a distanza, che si distinguono in piattaforme LMS, Learning Management System, e Virtual Learning Management System. Sostanzialmente la differenza sostanziale è che nella Virtual Learning Management System, oltre, diciamo, alle normali attività svolte nella Learning Management System, ovvero la possibilità di inserire i compiti, i contenuti, nella VLE, diciamo Virtual Learning Environment, è possibile chiaramente andare a interagire con gli alunni e i docenti anche in diretta, e quindi attraverso, per esempio, uno strumento sincrono molto più comodo per il controllo, appunto, degli stessi. La piattaforma più utilizzata per quanto riguarda l'LMS è la piattaforma Moodle, che, diciamo, consente numerose funzionalità e che poi ci consente a noi di realizzare delle, diciamo, delle attività molto semplici, oppure delle attività molto complesse, a seconda di come le si vuole vedere, la cui gestione però è abbastanza complessa dal punto di vista dell'amministrazione, ma noi qui dobbiamo semplicemente parlare dell'utilizzo come utente, diciamo, finale. Come vedete, quando si entra nella piattaforma, si fa il login avendo delle credenziali, si ha la possibilità di fruirsi di questi contenuti cliccando semplicemente sul link legato al singolo contenuto. Alcuni contenuti sono solo, diciamo, disseminativi, come potrebbe essere un video, che non è interattivo in questo caso, ma lo potrebbe anche essere, e altri, diciamo, sono invece delle valutazioni vere e proprie. Quindi io, quando vado a cliccare su questo link, si apre un testo di valutazione che poi verrà memorizzato nel registro dell'utente che sta svolgendo, diciamo, la valutazione. Benissimo, quindi sostanzialmente è una piattaforma completa. Ovviamente, se io ho i permessi per poter creare dei contenuti, posso andare a creare una serie di contenuti di varia tipologia, una pagina, andare a inserire un link, allegare un file, però questo lo posso fare se sono un docente o comunque sono autorizzato all'interno del corso che io sto, diciamo, creando a pubblicare contenuti, cioè sostanzialmente se io ho i permessi per essere un editor. Una volta fatto questo, invece dal lato studente, l'abbiamo detto, lo studente può utilizzare i vari contenuti andando a cliccare sulle singole diciamo voci dell'elenco, per poter poi utilizzare contenuti di varia natura e tipologia. E quindi sostanzialmente questa è la parte che riguarda la piattaforma Moodle, la piattaforma di LMS, e per quanto riguarda diciamo Google Meet. Non poteva quindi mancare esercitazione pratica. Allora, per creare una videoconferenza, una riunione, io posso fare in due modi: io vado sull'icona Meet, oppure vado sul calendario, e sul calendario vado a impostare, diciamo, la mia riunione. Immagino, per esempio, la riunione la voglio svolgere una data più avanti, magari il 3, clicco su Crea. A questo punto mi compare riunione di lavoro, ok. Dopodiché è un evento, lo inserisco come orario, posso anche cambiare l'orario, posso mettere ad esempio le 4 del pomeriggio per un'ora. Aggiungi praticamente una videoconferenza, mi ha generato praticamente il codice della videoconferenza, aggiungo degli invitati, a questo punto inserisco
praticamente un invitato, e a questo punto, nel momento in cui io invio, parte praticamente la notifica alla, diciamo, al soggetto. Arriva un'email che in tempo reale permette, diciamo, all'utente di poter utilizzare la piattaforma e di poter accettare quindi l'invito alla videoconferenza. Quindi arriva l'invito sulla posta elettronica. A questo punto io posso accettare sul mio dispositivo, nella mia posta elettronica. Avete sentito il rumore, mi è arrivato sullo smartphone, viene visualizzato un messaggio nel quale io dico voglio accettare la riunione di lavoro, ti forse accetto, e quindi a questo punto la mia riunione viene inserita nel calendario. Immaginiamo invece, diciamo, un altro scenario che può essere anche uno scenario interessante, quando io devo creare una riunione, diciamo, in modo istantaneo. Allora, in questo caso l'evento di calendario non mi serve perché chiaramente non risponde, diciamo, alla mia situazione. Vado a eliminare, elimino praticamente, ed invio anche la notifica della cancellazione della riunione. Torno sulla mia home page di Google, vado a questo punto a scegliere il mio Meet, ok, e faccio praticamente una nuova riunione. Creo una riunione da avviare praticamente in un secondo momento, avviando una riunione adesso. Faccio più, a questo punto parte praticamente lo strumento. Viene praticamente, diciamo, chiusa la webcam. Io chiudo anche il microfono per evitare di avere, diciamo, problematiche di diciamo audio. Vado a inserire la persona che riceve immediatamente il mio contatto. A questo punto la persona ha ricevuto per mail diciamo contatto. E la riunione potrebbe, diciamo, partire in qualunque momento, oppure inserendo il codice. Per andare a inserire il codice, praticamente il codice è questo qui. In effetti io dovrei fare semplicemente questo: dovrei andare diciamo, l'invitato deve andare nel suo dispositivo, o apre il browser e inserisce questo se sta su un computer, su un dispositivo, oppure apre il Meet e inserisce questo codice praticamente che gli consente di partecipare in maniera immediata alla riunione, e quindi ci consente di gestire in maniera molto tranquilla la riunione. Va bene, io ho letto la termine, era giusto a tipo esplicativo. Vedete, qui nel momento in cui parte la riunione ci sto solo io ed invitata, però ci daranno gli invitati. C'è praticamente la possibilità, chiaramente, nel momento in cui si collega anche l'altra persona, di poter condividere lo schermo con l'altra persona. Ok, termina la riunione. La riunione termina e normalmente io ho chiuso, diciamo, la mia. Ed eccoci nella piattaforma Moodle, praticamente dove noi come utenti possiamo usufruire dei contenuti. Vedete, in questo caso ci troviamo in un corso. Possiamo in qualunque momento aprire, per esempio, questo test, partecipare, diciamo, al test in generale, e possiamo praticamente svolgere il test normalmente come se diciamo fossimo, diciamo, uno studente. Basta andare avanti dopo aver risposto alle domande. Ovviamente, diciamo, all'interno di questo test non c'è solo non c'è in questo corso non c'è solo il test, ci sono anche, per esempio, questi altri simboli che sono praticamente diciamo, alcuni strumenti che possono essere utilizzati. Questo è un test, diciamo, più diciamo, un'altra tipologia di test che adesso si sta praticamente caricando, e quindi all'interno di questa piattaforma noi potremmo fare diverse tipologie, diciamo, di operazioni. Per esempio, se io sono una persona che posso scrivere, attivo le modifiche, in qualunque momento attivo le modifiche e posso andare a vedere, a modificare informazioni. Se voglio inserire, per esempio, un nuovo contenuto, vado su aggiungi, vedete, posso aggiungere, per esempio, un file, una pagina. Ad esempio, posso andare a scrivere una pagina di prova con un titolo, per esempio un'introduzione, pagina di prova, proprio come se stessi in un programma di videoscrittura. Prova,
pagina di prova. Dopodiché all'interno di questa pagina posso anche andare a inserire degli altri contenuti, un video, un'immagine, un collegamento. Voglio dire, io utilizzo questa piattaforma e sono perfettamente, diciamo, consapevole delle sue potenzialità, e queste vengono utilizzate molto spesso dalle università e dalle scuole per poter, diciamo, gestire appunto i nostri contenuti. Nel momento in cui ho finito, ecco, dalla piattaforma e faccio il logout. Quindi arrivate all'ultima parte della video lezione, che è quella più, diciamo, interessante, che riguarda l'utilizzo di dispositivi mobile. Sostanzialmente oggi sono diffusi moltissimi dispositivi, quali smartphone, tablet. Uno smartphone normalmente ha uno schermo touchscreen di una dimensione che va dai, diciamo, 5 pollici fino praticamente ai, diciamo, 7, 6 pollici e 40, però già è uno smartphone abbastanza grande, dotato di varie, diciamo, interfacce, di varie possibilità. Il tablet viene classificato con degli schermi che partono almeno dai 7 ai 10 pollici, consentono di utilizzare in mobilità una serie di software, dette app, che vengono installate sul dispositivo, i quali dispositivi sono dotati tutti di fotocamera, videocamera. Hanno praticamente la scheda di rete wifi, hanno praticamente anche spesso il modem 4G o 3G o 5G di nuova generazione per la connessione a internet, hanno uno storage interno, si avvalgono del cloud e sono alla fine un vero e piccolo sistema di elaborazione touchscreen. E quindi queste funzionalità sono molto importanti per l'utilizzo in mobilità. Ovviamente esistono due categorie di sistemi, ormai c'è questo dualismo che, diciamo, è stato brevemente insediato da sistemi operativi Windows Mobile, che sono i tablet e i dispositivi smartphone con Windows, che ormai sono in disuso e vengono utilizzati principalmente il sistema Android e il sistema, diciamo, iOS della Apple. E quindi, come abbiamo detto, questi dispositivi sono dotati di tutti questi, diciamo, hardware, tra cui anche Bluetooth per il collegamento con diciamo, delle cuffie Bluetooth, degli altri dispositivi Bluetooth per inviare e scambiare informazioni via Bluetooth, insomma, tutta una serie, diciamo, di funzionalità. Benissimo, questi dispositivi si avvalgono chiaramente di una serie di, diciamo, di caratteristiche di sicurezza, tra cui l'inserimento di PIN, caratteristiche di riconoscimento biometrico con l'impronta digitale, riconoscimento facciale, proprio per evitare che la sicurezza sia violata nel momento in cui il dispositivo viene lasciato, diciamo, incustodito. Le app rappresentano appunto i software che io installo sul dispositivo, che possono essere di varia tipologia. Benissimo, andiamo a vedere più nel dettaglio come vengono utilizzati. Qui vediamo, per esempio, per collegarsi alla rete wifi, basta andare sull'ingranaggio con il touchscreen, scegliere il wifi, scegliere la rete alla quale si vuole collegare ed effettuare praticamente, diciamo, il collegamento. È abbastanza semplice, richiesta una password, perché ormai tutte le reti wifi sono praticamente protette. Qui vediamo varie applicazioni per la ricerca sul web, posso utilizzare sia il motore di ricerca integrato oppure andare direttamente col browser e cercare il contenuto che mi interessa. Quindi vedete, l'utilizzo è abbastanza semplice. Qui vediamo l'utilizzo della posta elettronica, che può essere fatta o tramite Google Mail o tramite un altro client di posta elettronica installato sul sistema. È possibile quindi scrivere messaggi, inoltrarli, rispondere a dei messaggi e inserire degli allegati, tutta una serie di funzionalità, diciamo, notevoli. Tra un po' vediamo anche un'esercitazione di carattere pratico. Esistono poi chiaramente anche i calendari. Il calendario di Google è ovviamente integrato all'interno degli smartphone e dispositivi mobili Android di default, quindi posso fare le stesse cose che ho fatto sulle mie applicazioni desktop. Posso, per esempio, anche andare a condividere una foto sui social o sui miei account social o attraverso le applicazioni di instant messaging. E quindi nello stesso modo in cui faccio l'operazione praticamente sul calcolatore. Qui è molto più evoluto, perché posso anche
condividerlo con altri dispositivi mediante diciamo, la connessione Bluetooth. Basterà cliccare sull'icona condividi per condividere. E infine abbiamo quindi le varie applicazioni, mappe, giochi e book. Qui vediamo che nel nostro smartphone una serie di applicazioni che utilizzano lo store per le installazioni. L'installazione può avvenire attraverso il Play Store per quanto riguarda diciamo, i sistemi Android, l'Apple Store o iTunes, prima chiamava iTunes, per quanto riguarda iOS. È abbastanza semplice, io cerco l'applicazione e la installo. Una volta che l'ho installata, praticamente la posso utilizzare. Non tutte le applicazioni sono gratis, alcune sono a pagamento, altre prevedono la pubblicità. È sempre importante prestare attenzione al discorso della privacy, che diciamo non è trascurabile. Benissimo, ovviamente le applicazioni poi sono soggette agli aggiornamenti. Alcuni di questi aggiornamenti sono praticamente automatici, altri sono manuali. Per poter andare a rimuovere l'applicazione, io devo andare nella voce impostazioni app e andare a togliere e rimuovere letteralmente l'applicazione dal mio, diciamo, dispositivo. Tutte queste procedure che io sto spiegando chiaramente sono procedure che sono un po' variabili in funzione del dispositivo, in funzione della versione del sistema operativo, Android versione precedente, versione successiva, ma anche per la Apple è la stessa cosa. E quindi praticamente diciamo, però sostanzialmente le linee guida sono queste. È possibile inoltre anche utilizzare l'applicazione di Instant Messaging per fare delle conversazioni vocali, per poter chiamare praticamente le persone anche attraverso questa applicazione di Instant Messaging. Ovviamente il dispositivo smartphone, tablet hanno chiaramente la necessità di salvare i dati sul cloud, che per proteggere eventuali furti e smarrimenti del dispositivo. La sincronizzazione è automatica, però tenete presente che tutti i cloud storage che vengono utilizzati da questi dispositivi sono comunque limitati. Hanno uno spazio abbastanza capiente, ma non capiente per poter contenere tutti i dati, diciamo, del nostro dispositivo. La cosa migliore sarebbe quella di fare un backup proprio su un computer o su un cloud a pagamento, in modo tale da essere sicuro che in qualunque momento io perdo il dispositivo o si rompa, perché si può pure rompere il dispositivo in seguito a rottura, a una caduta accidentale, possa sempre avere a disposizione i miei dati. E quindi per poter fare queste operazioni, impostare le opzioni di sincronizzazione, bisogna andare sul backup e andare a scegliere varie impostazioni di sincronizzazione. E quindi posso effettuare backup sul cloud del mio account o sul mio PC. Benissimo, prima di concludere, vediamo le situazioni. Allora, siamo collegati al nostro dispositivo. Vediamo prima le impostazioni. Le impostazioni, per esempio, ci portano a vedere la rete wifi alla quale siamo collegati. Vedete? In qualunque momento io posso disconnettermi dalla mia rete wifi e posso praticamente andarmi a connettere con la rete wifi disponibile, diciamo, sul mio dispositivo. Vediamo delle altre impostazioni. Il Bluetooth di default è spento, lo posso abilitare in questo modo. Va bene? Nel frattempo andiamo a vedere l'installazione praticamente di un'app nuova. Immaginiamo di caricare un'app qui sopra, per esempio di scaricare Skype. Cerco Skype sul mio store, faccio praticamente la ricerca, vado a cliccare sulla mia iconetta e vado a fare installa. Ci metterà un po', carica l'applicazione e in qualsiasi momento questa applicazione è disponibile sul mio dispositivo. Adesso la sta ancora scaricando. Ha quasi finito, vedete che mi dice che è gratuita, ce ne sono tanti altri simili. Benissimo, a questo punto l'applicazione me la troverò alla fine diciamo, della mia schermata. Mi dovrei trovare chiaramente l'applicazione Skype, che è stata installata da qualche parte, probabilmente è stata installata nella prima schermata. Vedete, qui ci sono parecchie applicazioni. Molte sono praticamente, eccolo qua, Skype sta qui. Io clicco su Skype. Ovviamente mi chiederà di inserire diciamo, un account, ma a me in questo momento non interessa e la chiudo. Benissimo, a questo punto andiamo a vedere invece come fare a disinstallare Skype. Allora, io vado sulla mia impostazioni, vado sulle impostazioni in modo più veloce, vado a scegliere
praticamente alla voce app si apre praticamente queste sono le app che attualmente sono installate praticamente diciamo in maniera predefinita sul mio dispositivo. Se vado su app si aprono tutte l'elenco delle applicazioni che sono installate sul mio dispositivo, che sono diciamo parecchie. Allora, immaginiamo di voler rimuovere Skype. Ovviamente sono ordinate in ordine diciamo alfabetico, fortunatamente. Se non le trovo posso scriverlo qua sopra, Skype, ecco qua, trovo Skype, faccio disinstalla e mi verrà disinstallata chiaramente la mia applicazione. Vediamo come si usa la ricerca. La ricerca posso farla qua, per esempio. Immaginiamo che io voglio cercare albergo Firenze, offerte. A questo punto faccio così e il motore di ricerca immediatamente mi trova tutte le impostazioni che io posso andare a scegliere. Quindi seleziono un link, per esempio, sto qui ed è questo qua. Perfetto, ok, e quindi vabbè, lo scelgo, lo guardo, eventualmente lo posso prenotare. Ok, vediamo la posta elettronica. La posta elettronica in questo caso voglio scrivere un nuovo messaggio. Vado su scrivi, scrivo praticamente docenti, indirizzo di, diciamo che mi ricordo, vado a scrivere comunicazione. Vedete, è abbastanza semplice, avviene nello stesso modo in cui comunicazione. Diciamo esami per esempio, e posso in qualunque momento andare a inserire anche diciamo un allegato, oltre che programmare praticamente l'inserimento delle mail. L'allegato lo inserisco qui sulla spilla, allega file, vado sul mio dispositivo, per esempio prendo questa qui giusto per provare a fare qualcosa ed invio. Ovviamente me la troverò in posta inviata, a meno che non abbia fatto qualche errore. In qualunque momento posso riaprire il messaggio che ho mandato. E quindi il mio destinatario ha ricevuto il mio messaggio. Ovviamente è possibile svolgere le stesse operazioni che si svolgevano sull'account Gmail regolare. Vediamo il discorso del calendario. Per il calendario abbiamo nello stesso modo, per esempio, immaginate di organizzare un evento l'11 marzo, faccio doppio clic, clicco qui, evento, scrivo riunione di lavoro, per esempio, riunione come ho fatto con l'applicazione parente desktop, posiziono, vabbè, mettiamo una città, ok, tutto il giorno, no, vado a selezionare per esempio una fascia oraria dalle 16 alle 17, con quale account voglio farlo, per esempio lo faccio con questo qua, per esempio invito diciamo delle persone e invito praticamente diciamo qualche persona praticamente, qui faccio corso. Praticamente ECTL 2013 @gmail.com. Ok, l'ho selezionato. A questo punto abbiamo anche praticamente scritto l'invitato praticamente e posso salvare il mio evento. Vediamo un attimo quindi. L'ultima cosa è il backup lo trovo su impostazioni, vado su backup, praticamente viene backup e ripristino, vedete, posso fare backup su Google, è attivato sul mio account, posso cambiare anche l'account di backup, ripristino automatico, che backup, che cosa vado a backuppare, qua c'è un'altra applicazione che mette a disposizione il dispositivo, però il mio consiglio è sempre di utilizzare, diciamo, l'applicazione backup canonica, e quindi sostanzialmente questo è importante. Siamo quindi giunti al termine della video lezione. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi aspetto per la prossima video lezione sul modulo IT Security della 9 CDL. Arrivederci.